Dottor Roberto Bonaccorsi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il Presidente del Consiglio ha chiuso col buon compleanno Giar. Io lo ripeto, buon compleanno alla mia città. Sono 200 anni. Grazie, grazie a chi negli anni, anzi nei secoli, ha edificato questa città, che ha assunto nel tempo un ruolo di equilibrio territoriale importante. Buon compleanno Giarre e buongiorno a tutti. Rivolgo un cordiale saluto di benvenuto alle autorità politiche, civili, militari e religiose. Un caro ed affettuoso saluto ai colleghi sindaci dei comuni di Milo, Riposto, Sant'Alfio e Santa Venerina, che sono partiti insieme a Giarre nel lungo percorso dell'indipendenza amministrativa. Non so se si è persa un'opportunità nel non rimanere uniti o se invece la vera opportunità è stata la leale competizione tra i territori. Buongiorno a tutti coloro che hanno accettato l'invito dell'amministrazione comunale e sono presenti a questa cerimonia straordinaria. Una cerimonia solenne, diceva il Presidente del Consiglio, ma nello stesso tempo semplice, perché è un momento di difficoltà non solo nella nostra comunità, ma anche nell'intera nazione. Proprio in questi momenti, però, prevale la parte migliore della città, quella che riflette sui propri valori migliori e li riconosce, ringraziando coloro che li hanno rappresentati al meglio. Mi auguro che il senso di responsabilità prevalga sui particolarismi e i valori migliori, come dicevo, che hanno contraddistinto la storia della nostra città, possano affermarsi. Un saluto particolare ai miei predecessori, che oggi idealmente rappresento, non solo quelli presenti, ma tutti quelli che hanno fatto la storia di questa città. Un saluto alle donne, agli uomini della mia città, alla parte laboriosa di essa, all'intera comunità che è ricca di persone che donano e si donano, il più delle volte in modo silenzioso, secondo lo stile classico del fare il bene senza farlo sapere, del mettere a disposizione le proprie qualità a favore della collettività. Questa è la ricchezza della nostra città, e non solo della nostra città, dell'intera nostra comunità. Un saluto ai nostri giovani, al futuro della nostra città, alle nuove generazioni, alla parte migliore di essa che ogni giorno purtroppo ci abbandona per cercare quelle opportunità che noi non siamo stati in grado di proporre. A coloro che hanno bisogno, ai deboli che non riescono a farsi sentire e vengono calpestati. La ricorrenza odierna, mi auguro, possa servire non solo per raccontarci la storia, ma soprattutto da quella storia, dalla consapevolezza della nostra identità, rafforzare ancor più il senso civico e il coinvolgimento della popolazione, dare stimoli, speranze e prospettive ai giovani. La nascita di una comunità aggregata di persone e quel potenziamento amministrativo che definì la fondazione del Comune di Giarre 200 anni fa sono la testimonianza di una scelta consapevole e coraggiosa che ha guardato al futuro. In armonia con il senso di questo viaggio antico di due secoli, oggi vogliamo ricordare ciò che è stato per chi sia il fondamento di ciò che sarà e di ciò che vogliamo e dobbiamo rendere possibile. Ecco perché vorrei che questa ricorrenza ci impegni nella dinamica di una ricerca di un cammino verso il futuro della storia. Il ruolo del Comune nel comprensorio ionico etneo e del Comune con il comprensorio nel progetto di valorizzazione del territorio siciliano richiede uno sforzo programmatico di un confronto più ampio con i comuni, con i loro concittadini, per tramandare, consolidare l'identità diffusa che non può essere dispersa. In fondo, per capire come fare, dobbiamo semplicemente guardare a quelle case, a quei palazzi, a quei terrazzamenti che le generazioni che ci hanno preceduto hanno edificato, rendendo elegante ed arioso il cuore di Giarre. La loro stessa bellezza e struttura ci ricorda che nessuno immaginava dovessero durare solo lo spazio di una sola vita, ma che evidentemente sapevano dovessero garantire il futuro di molte generazioni. Tutto questo è da salvaguardare, è un nostro dovere. Quello che dobbiamo salvaguardare non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli. La terra che oggi abbiamo preso in prestito dalle generazioni future è un complesso sistema relazionale la cui vita ospitata è il risultato di questi 200 anni. Non abbiamo alcun diritto di distruggere questa grande rete vitale, non abbiamo alcun diritto di cancellare 200 anni di storia. I nostri figli,
i loro figli, i nostri nipoti hanno il diritto di godere delle stesse bellezze di cui hanno goduto i nostri padri e i nostri nonni. Non possiamo e non dobbiamo, per meri interessi fugaci ogni giorno, con la nostra azione distruggere il loro futuro. Pensare alle future generazioni è un nostro dovere. Pensare a interessi sarebbe un delitto del quale non possiamo sporcarci. Questo è l'impegno che dobbiamo prendere davanti ai nostri concittadini. Questo è l'impegno morale che dobbiamo prendere per tutti i nostri concittadini che hanno fondato e giorno dopo giorno edificato la nostra bella città. Quei concittadini che si sono distinti non solo nella nostra comunità, e sono tanti i concittadini che si sono contraddistinti in questi due secoli, il Presidente del Consiglio ne ha citati alcuni. Io non proverò a citarli, né dimenticherei molti. Quindi non ci proverò, come dicevo, ma uno tra questi mi sembra oltremodo rappresentativo, idealmente può rappresentare tutti noi. Un giovane idealista giarese, il cui nome, come diceva il Presidente del Consiglio, è inciso su una lapide nel cuore di Torino, a pochi passi da Piazza Castello. Ecco nel testo di quella lapide. In questa casa morì a 21 anni Giuseppe Maccherione da Giarre, vocato alla gloria dell'ideale. Per genio di poesia e virtù di cuore, fulgenti nell'ispirata giovinezza, siciliano ardente di italiana fede unitaria, nel pensiero, nell'opera, nella penna, pronto e saldo in ogni cimento per la nuova vita della patria. 22 maggio 1861. Giuseppe Maccherione. Patriota, politico, poeta, scrittore, editorialista, direttore di un periodico, diceva la lapide, vocato alla gloria dell'ideale. Come stride questa frase con la nostra realtà? Nel senso breve del suo cammino lasciò una testimonianza indelebile. Questo giarese visse tra il 1840 e il 1861. Dai 15 ai 14 anni frequentò la scuola dei padri filippini, che sta lì. Colpito nell'adolescenza da gravissimi lutti, la scomparsa del fratello, a cui seguì quello della madre, a 17 anni si iscrisse alla facoltà di legge dell'Università di Catania, dove conobbe i coetanei Giuseppe Verga e Luigi Capuana. Studente universitario, trovò anche il tempo per un consapevole impegno civile, in anni che videro giungere a termine il processo di unificazione nazionale. Animato da un vivo desiderio di vedere l'Italia una, libera e civilmente organizzata, corse ad arruolarsi tra i garibaldini. Respinto per la precarietà della sua salute, abbracciò un'altra arma, quella dell'impegno civile e politico che esercitò dapprima a Catania e poi a Palermo. Nel febbraio del 1861 Giuseppe Maccherione visse 21 anni, queste cose li fece in 21 anni. Nel febbraio del 1861, nonostante il peggioramento delle condizioni di salute, si imbarcò da Palermo su un vaporetto diretto a Genova, da dove proseguì per Torino, animato dal desiderio di assistere all'apertura del nuovo Parlamento italiano e a tutta la sessione legislativa del 1861. Quanto slancio ideale! Circondato dai nuovi amici, stimato dallo stesso Cavour, che spesso mandava a chiedere notizie della salute di Peppino il Siciliano, il giovane poeta e patriota si spense il 22 maggio del 1861. Per finire, vorrei far mie le sue parole, che sono ancora oggi fresche ed autentiche, però molto distanti dai propositi della classe politica attuale. Giuseppe Maccherione definiva la patria. Patria significa comunanza, comunanza di affetti, di pensieri, di propositi, di progressi materiali e morali. Mi auguro che il futuro della nostra storia possa far tesoro del coraggio civile di questo nostro concittadino e, mutuando le sue parole, mi auguro che nella nostra comunità e quindi non solo nella nostra città si possa edificare comunanze di affetti, di pensieri, di propositi, di progressi materiali e morali. Buon compleanno, Giarre! Sì, sindaco. Sì,